Il duca e la duchessa del Sussex hanno parlato del loro difficile rapporto con la stampa britannica nella loro recente serie Netflix. Now, the couple's comments, particularly those made by Meghan Markle, have apparently been vindicated by the recent controversial article written for The Sun by motoring expert and TV presenter Jeremy Clarkson. Parlando a Sky News Australia, l'editore reale di Talk TV. Sarah Hewson ha dichiarato: penso che l'articolo di Jeremy Clarkson su The Sun abbia fatto, dove ha parlato del suo odio viscerale per Meghan, in realtà ha rivendicato molto di ciò che avevano detto nel documentario sulle cose che erano state scritte su di loro dalla stampa. Ha aggiunto che Meghan aveva parlato delle minacce di morte derivanti dal tipo di copertura che aveva ricevuto. Parlando dell'articolo del signor Clarkson, che da allora era stato rimosso su richiesta del signor Clarkson, la signora Hewson ha detto: era un articolo estremamente controverso. La signora Hewson ha notato che dall'inizio della controversia, il signor Clarkson ha rilasciato una specie di mezze scuse e The Sun si era scusato anche ora. Riconoscendo che era sbagliato pubblicare, ha anche discusso di come le scuse siano state respinte da Meghan e Harry, secondo la loro gente, che ha rilasciato una dichiarazione. Il team, a nome dei Sussex, ha dichiarato di ritenere che fosse nient'altro che una trovata pubblicitaria. Parlando con la signora Hewson, il conduttore James Morrow ha anche parlato di un altro articolo fluttuante sulla duchessa del Sussex. Tashi hanata o tsure.